Allora, la prima lettura che mi ha colpito molto del Michele rileggiamo. Bene, alla luce di quello che parleremo adesso. Nella prima lettura però di oggi c'è un'altra cosa molto interessante che intanto accenniamo, la lettura che diremo alla messa, che verrà detta alla messa, che verrà proclamata alla messa. È dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: obbedirai alla voce del Signore tuo Dio, osservando i suoi comandi e i suoi decreti, scritti in questo libro della legge, e ti convertirai al Signore tuo Dio con tutto il cuore e con tutta l'anima. Questo comando che oggi ti ordino non è troppo alto per te, né troppo lontano da te. Non è nel cielo perché tu dica: chi salirà per noi in cielo per prendercelo e farcelo dire affinché possiamo eseguirlo? Non è al di là del mare perché tu dica: chi attraverserà per noi il mare per prendercelo e farcelo dire affinché possiamo eseguirlo? Anzi, questa parola è molto vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore perché tu possa metterla in pratica. Guardate, quello di cui parleremo oggi, l'azione del maligno agisce al 99,9%, cioè un 1% per permissione di Dio, che può agire come il Padre Pio, bene, quindi le stesse azioni dei santi, ma per il resto sta a noi. Se noi viviamo quello che ci dice il Deuteronomio, accadrà, quindi mettere al primo posto Dio, accadrà quello che abbiamo letto in Ezechiele, eccolo qua, vedete come le letture sono tutte collegate, quando dice: ecco, io apro i vostri sepolcri, vi risuscito dalle vostre tombe, cioè dal peccato, con il battesimo ci tira fuori da questa tomba delle tenebre, dalla tomba del peccato originale. Vi riconduco nel paese di Israele, lì dove avviene la salvezza. Riconoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi risusciterò dai vostri sepolcri. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete. È bellissimo questo. Vi farò riposare nel vostro paese, saprete che io sono il vostro Dio. Quando tutto noi stessi si rivolgerà verso Dio, noi non dobbiamo temere più il maligno, che ha un suo modo eccellente di lavorare. Guardate. Chiedo scusa, sì, c'è qualcuno di voi che ha parcheggiato la macchina qui fuori e va tolta la macchina, non sa qui, parcheggio questo pino, perché no, è alcune cose che sono subito. Quindi via, parcheggiato qui davanti al santuario delle donne, altrimenti più parcheggio. Capite allora come funziona? Diceva sempre padre Gabriele Amo: Satana è un cane di gatto, basta non avvicinarsi e non succede niente. Il problema è che oggi purtroppo ci sono tante cose che ci fanno avvicinare all'azione del maligno e non ce ne accorgiamo. Questo è il problema. Anche a volte chi vive una vita di preghiera può rischiare di rimanere, come dire, prigioniero anche di negativa. Con che cosa maggiormente oggi il maligno sta lavorando su le persone anche vicine alla Chiesa? Una cosa, una parolina, due paroline, nel tempo di queste due paroline se ne parlava tanto, oggi non se ne parla più, ma un'azione che sta scavando ancora in tanti anni, che fa anche percorsi, si chiama New Age, questa nuova era. Ascoltavo una catechesi di padre Arnold, in cui risale a tanti anni fa, in cui diceva: adesso questa nuova, questa New Age, ma ripeto, quando se ne parlava tutti, sta facendo dei danni incredibili, figuriamoci oggi. Oggi che questa New Age è entrata con tutte le sue cose, dovete sapere quali sono le pratiche, le sponsor
yoga, reiki, meditazioni orientali, queste cose qua che sembrano innocue sono molto molto pericolose. Io ho sperimentato sulla mia pelle fino al 1991 che cosa vuol dire amare queste pratiche. Non c'era il reiki all'epoca, però c'era sempre lo spiritismo sponsorizzato dalla Norvegia, con i charme di vita, no? Questi canali medium che secondo loro parlano con questi spiriti di vita che non esistono. Però io l'ho sperimentato sulla mia pelle, quindi sono andata dal medium, sono andata a farmi tante volte le carte, ho amato molto lo spiritismo, ma mi sono ritrovata in una situazione tragica. Quando giro, no, che parlo di queste cose, raccolgo le testimonianze, cioè io sono d'accordo, la gente poi mi dice: ma sai cosa mi è successo? E alla fine è proprio così, quindi voi dite: ma noi non facciamo niente di tutto questo? Beh, almeno vi istruite su queste cose, perché mi sembra che proprio a Colle di Valdezzo, in quelle zone qua dove siamo vicini, ci sono delle scuole dove abbiamo inserito dei corsi yoga, purtroppo supportati anche da un sacerdote che non sanno di cosa fanno, esattamente non sanno quello che stanno facendo. Io ho scritto anche un articolo in questo. Stanno giocando con il fuoco, perché o non si sa che cosa vuol dire utilizzare le pratiche orientali, che per lo niente, vabbè, sono, non sono battezzate, attenzione, sono nati in quella cultura, ok? La differenza è questa. Chi nasce in una certa cultura prima o poi conoscerà Dio, magari nessuno gliene ha parlato, ma per un battezzato vuol dire tornare indietro, perché quando tu vai a fare yoga, faccio un esempio, non si parla solo di ginnastica, si parla di mantra. Cos'è il mantra? Intanto questa autoguarigione, quindi io escludo Dio dalla mia vita, che poi lo yoga è un'altra storia, però ci mettiamo 3 giorni, ma vi dico solo quello che potrebbe diventare un problema: far crescere i bambini con questa idea che noi ci guariamo da soli, e inoltre questi mantra, i mantra non sono nient'altro che delle sacre sillabe dell'induismo. E uno può dire: vabbè, però io dico Gesù, Gesù, vabbè, puoi fare anche così. Però Ratzinger, cardinale Ratzinger, quando non era ancora cardinale, disse che finché mi parlate di uno yoga ginnastica, che è impossibile, perché non lo fa quasi mai nessuno. Vabbè, quando mi cominciate a mettere dentro però delle cose religiose, anche fossero cristiane, no, cioè, mi dispiace, non lo accetto. Allora, il demonio ha capito benissimo come entrare, perché tutti noi siamo in crisi prevalentemente. Mi va tutto storto, sono triste, vado in depressione, purtroppo mio marito è andato via, la mia moglie è andata, cioè succede anche noi, sarebbe veramente la tragedia. Sono le cose della vita, a cui se dobbiamo porre un rimedio lo possiamo porre solo ed esclusivamente, come ci dice il nostro Signore. Avete sentito la prima lettura? Io sono il Signore vostro Dio. Seguite i miei comandamenti. Se anche non vi risolvo il problema, perché con quel problema voi vi santificate, io vi darò la forza, non lo dice comunque, questo è il senso, vi darò la forza di andare avanti in questa valle di lacrime. Una valle di lacrime, non c'è niente da fare, basta, dico sempre, ripetere il Santo Regina. Quindi non andate in quella, a volte mi chiama qualcuno e dice: ma io, siccome quella, che ne so, da quel sacerdote sono andata alla preghiera, ho fatto tutto e non mi ha dato risposte e sto male come prima, anzi sto peggio, vado da quello, se non è un mago, comunque fa delle cose strane, arriviamo pure qua, perché anche questo è un altro problema enorme. Ma Dio non è a nostro comando. Sono persone immobili in un letto, non per dire,
che accettano la loro sofferenza per il bene del prossimo, per la salvezza delle anime, per la salvezza della propria anima. Dobbiamo imparare ad accettarci con tutte, purtroppo, con tutti i dolori che la vita ci riserva, ma Dio non ci fa mancare niente, questo è importante, ricordatelo, altrimenti andiamo sempre in crisi. Io per prima, guardate che non è semplice, tutti abbiamo dei problemi, anche io ogni tanto dico, mamma, perché me l'ha fatto fare di fare questa cosa? Era meglio se quel giorno andavo a fare una girata. Poi dico, Signore, se questa è la situazione, cerchiamo di andare avanti. Allora, una delle cose che vi ho detto è proprio quella che ho riportato in questo libro. Sentite cosa mi è successo alla giovane. Così capite meglio quante problematiche sono legate a ste robe strane orientali. L'ultimo pellegrinaggio che ho fatto a Medjugorje mi chiama un gruppo del Portogallo, mi dice se posso fare una catechesi, e ovviamente nessuno parlava italiano, certo che la guida, no? Quindi lui ha fatto la traduzione, dico cosa voglio fare, perché di solito io parlo di come è stata la qualunque società, dice ma parlo un po' di queste cose orientali. Io parlo di questo, come sto tornando a voi, yoga, Reiki, mamma mia, il posto Reiki, che adesso è pure negli ospedali a Firenze, c'è già da tanto tempo, non fatevi mettere le mani addosso. Guardate che non sto scherzando, è pericolosissimo. Così dicevo anche a loro, dico, perché sto Reiki, poi arrivano al terzo livello, poi dopo c'è questo spirito guida, e guardate che poi per liberarsi è un problema. Finisce tutto. E un signore dice, ma io devo fare la mia testimonianza. E quindi poi sono ritornata con calma e ho raccolto questa testimonianza, guardate qua, che adesso la devo scrivere e fare un articolo. E lui mi ha detto, sa, io ero ateo, quindi io non ho battezzato neppure i miei figli. E non stavo bene. A un certo punto un amico mi dice, ma dai, prova a fare questo corso. Vieni, cioè ti porto da questa persona, no, ti porto da questa persona e lui vedrai che come stare meglio. Famosi guaritori. Se sentite guaritori, allontanatevi. E lui va, questo gli tocco le mani, no? E poi dopo sa che è lei, ma lui non credeva, non sapeva un tubo. Poi non credeva neanche in Dio. E stava bene. Sì, sì, perché chiaro, attenzione, il demonio. Diceva così, ti monti guarire momentaneamente. Il problema è che te lo sposta da un'altra parte, esattamente quello che è successo a questa persona. Sì, dopo tanti anni, dice: io ho visto che stavo bene, ho iniziato a fare. Ho detto, ma sì, dai, gli ha detto questo: se vuoi fare il corso, lui aveva 7-8 persone a questo corso, 300 più o meno, ci guadagnava un po' di soldi. E tutte iniziazioni strane così, dice però alla fine anch'io riuscivo a guarire e effettivamente mi faceva piacere. Poi riuscivo a capire attraverso il pendolo, usavo pure quello, il problema della persona. Guardate come fregano facilmente. Cioè, magari questo andava dal medico, dice ma io sto male, il medico non capiva da dove veniva. Lui andava con il pendolo e riusciva a capire qual era il problema. Sembra positivo, no? Ma a un certo punto, dopo tanti anni, però stranamente cominciava ad andare tutto male. Cioè, io con mia moglie non andavo più d'accordo. Ecco, questa è la prima cosa che fa. Ti può guarire, attenzione, momentaneamente, ti sposta tutto su un'altra cosa. Quindi dice, per futili motivi litigavamo. Non eravamo successi. E questa cosa è andata avanti per un po'. Noi abbiamo, dice, mi sembra, 3 figli. La più grande, anzi, a tutta la famiglia ho insegnato a fare questa cosa col pendolo. La figlia più grande a un certo punto comincia ad avere apparizioni strane, a vedere cose strane, a sentire cose strane e chiede di farsi battezzare. Pensate come Dio è grande, eh?
padre che ha fatto ha tentato il suicidio, quindi non è che quello è attenzione. Dice sì, è vero, ci sono degli spiriti guida, ma raccontato un po' di cose. Prima di fare il battesimo abbiamo cambiato vita tutti, dice, ci siamo sposati, abbiamo iniziato il percorso. Bene, adesso come va? Male. La figlia ha tentato il suicidio e noi non sappiamo dove sbattere la testa. Cioè che in Portogallo non riusciamo a trovare un esorcista. I vescovi non ci credono. Ho detto, ma come? In Portogallo la Madonna Fatima ha detto qui non si perderà mai la fede. E la guida mi ha detto, e chi crede? Ce ne sono pochissimi. Ma tra i vescovi poi quasi nessuno. Però guardate la Madonna come veramente ci ama. Tutto questo fatto che vi sto raccontando, su cui dovete tenere gli occhi aperti, perché questa è vita, non è una cosa che dice Annalisa, però la Madonna è stata veramente magnifica, perché attraverso questa testimonianza noi con questa guida, voi sapete che noi guide non è che sappiamo se uno ha dei problemi, è venuta fuori questa cosa e ha detto dai, ti aiuterò io perché conosco a Fatima qualcuno, eccetera eccetera. Però avete capito come è pericoloso? E sapete come siamo impregnati in queste cose? Da qui naturalmente possono scaturire problemi spirituali che sono di quattro tipi, sapete, no? Quattro tipi. Allora, da queste situazioni che ci creiamo da soli, non i malefici, quelli, ci sono anche quelli che vengono fatti, però in questo caso siamo noi che ci siamo avvicinati al fuoco attraverso queste pratiche che sono le più, quelle che non riusciamo proprio a vedere a volte. Poi vabbè, ci sono coloro che fanno parte con Satana, ma credo che noi ne conosciamo molto, sappiamo di no. Però stanno crescendo sempre di più grazie ad internet. Tanti ragazzi, altro che se si avvicinano a questo fuoco e non se ne rendono conto, l'ascolto di musica di cui parlo sempre e credo che i cantanti al 99% di questi che sponsorizzano certe droghe eccetera è quasi sicuro che siano legati alla mia. Questa maniera io mi attiro della negatività, anche io stessa facendo quelle pratiche mi ero attirato della negatività, sono dovuta andare a fare anche delle, non dico esorcismi perché è liberazione, il Signore è stato benevolo, ma è molto pericoloso. Il famoso giochettino Charlie Charlie che i ragazzini hanno fatto in tutte le scuole, ve lo ricordate, queste sedute spiritiche, guardate che sono pericolosissime, perché queste cose possono venire fuori dopo anni, non è detto che subito abbiamo dei problemi. E parlavo con un esorcista, ha detto certo è così, dopo tanti anni tu ti chiedi ma perché non trovo lavoro, mi va tutto male, non trovo la fidanzata, non riesco a studiare, perché non è detto che dopo aver fatto la seduta spiritica io immediatamente avrei dei problemi. Perfetto, noi stiamo parlando di uno spirito troppo intelligente che noi non riusciremo mai a capire bene. Una volta disse un esorcista, noi siamo sempre a contatto con queste tenebre, ma è molto complicato capire fino in fondo. Ci vuole tanta esperienza. Allora, come attacca in qualche maniera? La infestazione, per esempio, delle case, no? Quindi se vengono fatte delle sedute spiritiche, se qualcuno, che ne so, ha fatto l'evocazione dei morti con queste radioline, registratori, televisione, oggi va tanto di moda, o ha fatto reiki, o altre pratiche in cui ha richiamato gli spiriti, perché gli spiriti arrivano dove si fanno queste pratiche. Raro, ma può accadere che cominciamo a sentire dei rumori, cominciamo a sentire anche le porte e finestre che si aprono da sole, rari, eh? Sono rari, ma ci sono. Che ne so, voci, che ombre. A quel punto bisogna, chiaramente succede quasi sempre a chi è lontano dalla fede, va bene, quindi qui stiamo facendo un cammino, vi ho detto solo l'1% e sono quei casi tipo Padre Pio, ma questo vi può servire come insegnamento, perché nel mondo accadono queste cose qua. Quindi se le persone sentono queste cose,
voi dovete consigliare di pregare, confessarsi, iniziare a dire il rosario, fare un cammino di fede. Solo ed esclusivamente se il problema persiste nonostante tutto questo cammino, allora dovete consigliarvi di chiamare un sacerdote, meglio ancora un esorcista, a fare esorcizzare la casa. Se il problema è legato alla persona, anche se va da un'altra parte, questo problema persiste. Ma se fa la benedizione alla casa, tutto cessa, perché in quella casa c'erano state fatte alcune cose che non dipendono dalla persona che ci vive, se vanno via, grazie a Dio. Come diceva Padre Amo, a volte neanche con le sante messe vanno via, e consigliava di andarsene un po' via da quella casa. Queste sono le infestazioni. Poi le vessazioni sono quelle che ha avuto Padre Pio, tutti tanti santi, Santa Gemma, no? Quando il demonio improvvisamente comincia a picchiarci, perché ne parla di tutti i colori. Ma nella nostra vita quotidiana, ripeto, sempre in qualche persona incontrerete, bisogna avere molta prudenza in questo. Ecco perché bisogna sapere certe cose, per non esagerare né da una parte né da un'altra. Allora, se queste vessazioni possono portare anche alla rovina, per esempio, di un industriale. Ci sono stati casi in cui persone strapiene di lavoro a un certo punto crollano, nessuno gli ordina più niente, cominciano ad andare veramente in fallimento. Quello di Padano è bellino, sentivo, l'ho ascoltata spesso, questa storia qui di questo industriale che va da lui e dice: ma io non so cosa è successo. Dice: allora sono andato da un mago e un mago dice: ma cosa gli ha fatto? Il mago mi ha fatto questo sacchettino e dice: me lo dia a me, che dentro non c'era niente, un po' di sale. Dice: ma quanto l'ha pagato questo? 23 milioni. Tanta gente si è rovinata. L'avete visto sui giornali? Tanta gente si è rovinata. Questa è colpa nostra cattolici, sacerdoti, che non insegnano queste cose. E dopo succede che le persone o esagerano da una parte o esagerano dall'altra. È molto rischioso. Anche i sacerdoti a volte non sanno cosa dicono. È successo ultimamente. Qui voglio mettervi anche più guardi. Fate attenzione. Non voglio parlare mai dei sacerdoti, parlo della istruzione che hanno. Io ho avuto due sacerdoti nei miei pellegrinaggi, uno africano e uno egiziano. Io devo sempre arginarli, perché allora gli africani hanno questo problema, non tutti ovviamente, ma alcuni hanno il problema del miscuglio tra la loro cultura e le preghiere di liberazione. Questo me lo raccontava anche un sacerdote italiano. Sono andata ad intervistare, è stato 40 anni in Africa, 30 anni esorcista in Africa. Okay? Ora in Italia è addirittura. È un grosso problema. Anche la cultura africana è completamente diversa dalla nostra. Se vi dico cosa succede in Africa, voi dite non è possibile. Ma io stessa a lui ho detto: è possibile. Cose che qui non accadono. Hanno dei riti. Ripeto, succedono delle cose che qui no. Infatti questo scriverò nel libro, che è importante sapere, visto che oggi abbiamo tanta Africa qui in Italia. Attenzione, questo non è
fare delle... Io sono stata, io ho visto gli esorcismi di Amont, sono stata via liberazione, ho visto persone possedute, l'ho tenuta, eccetera. Non dico che me ne intendo tanto, ma un pochino sì. Parla da solo, con delle preghiere che con la sua lingua. E di fatti ha scatenato tutto. Ma non si deve scatenare la situazione se non siamo esorcisti. Ci siamo con delle preghiere strane. Perché dopo come si deve fare? Attenzione, perché l'esorcista è un sacerdote che ha il mandato del vescovo. Nessun altro si può permettere di fare cose strane, ma possono fare esclusivamente preghiere di liberazione. Semplice. Signore Gesù, io ti chiedo di liberare questa persona attraverso il tuo sangue, attraverso la tua croce. Ma non posso fare né cose strane, né imporre al maligno di andarsene. Una persona che... Beh, magari dopo vi dico anche, perché questa storia mi sta un po' stufando, per dire la verità. Adesso voglio finire questo. L'ultimo che è venuto con me, questo l'ho conosciuto anche, la Vanna, questo egiziano. A un certo punto mi dice, ma qui, cioè, sembrava che tutti fossero pieni del marino. Dice, ma qui hanno tutti i problemi. Senti, io da te prima si può fare, bisognerebbe fare una preghiera lunga, no? Cioè lui, allora, lui dice che era esorcista in Egitto, però, qui, prima, se uno è esorcista, non è detto che possa fare gli esorcismi fuori. Ora vi spiego come funziona. Allora, qui siamo in Siena, diocesi di Siena. Il vescovo fa, un parroco di qui, un sacerdote di incardinato in questa diocesi, scrive questa lettera, c'è una lettera scritta, ti faccio esorcisti, eccetera, eccetera. Benissimo. Lui può fare gli esorcisti esclusivamente in questa diocesi. Ci siamo? In questa diocesi. Beh. Addirittura, se il vescovo gli dice, tu, c'è una persona che ha dei problemi, io ti do il mandato per quella persona lì. Scrivo, io, vescovo, no, per questo nome e cognome non puoi fare nessun altro, lo puoi fare solo a quella persona. Mettiamo che è esorcista di tutta la diocesi, va nella diocesi di Firenze, può fare gli esorcismi? No. Deve chiedere il permesso all'ordinario, cioè al vescovo di Firenze, e al suo vescovo se può farli, capito? Non è così, ah, esorcista, allora si fa di no, può fare preghiere di liberazione. Che a volte funzionano quasi come un esorcismo, ok? Ma qui c'è molta confusione. La gente dice, allora fa una scelta e dice, ah, abbiamo un esorcismo. No, abbiamo niente. E dice, allora bisognerebbe fare una preghiera lunga. Dico, no, guarda, qui non voglio. No. Ora, a distanza di tempo, io ho bloccato questa cosa. Ma non so se tutti allora ci dicono. Questo è il problema dei cattolici. Che andiamo dietro e tanto mi deve guarire, no? Anzi, ci sono stati dei problemi, proprio stamattina non l'ha fatto presente. Perché quando uno mi viene a dire che sia sacerdote o meno, guarda che ti ha fatto un maleficio, tale, tale, ma stai scherzando. Primo, chi ti ha detto che ha fatto un maleficio? Secondo, se c'è una cosa che gli esorcisti evitano di dire, è chi potrebbe aver fatto qualcosa. Perché? Sapete perché? Perché se io ti dico, la tua zia ti ha fatto un maleficio, tu questa mi ce l'hai a morte con lei. Invece la prima liberazione come avviene? Con il perdono. Ma come posso perdonare io se so che mio ex marito mi ha fatto un maleficio? Ma capite com'è pericoloso? Tant'è che una persona è andata in crisi. Adesso, prego, mi dici, ma chi te l'ha detto? Dico, ma stai attenta. Sapete com'è finita? Che ora sta prendendo i psicofarmaci e sta andando da... Meno male.
da lì, che adesso la seguiranno dalla psicologa, ma non vuoi dire una persona fragile, una cosa. Ecco perché io, anche se sono preti, mi dispiace, perché alcuni possono pensare, ecco, lei vuole fare solo il prete, no, no, io non voglio fare solo il prete, però siccome anche loro, poveretti, alcune mogli, o sono da una parte, o sono da un'altra, bisogna stare in equilibrio. E qui non c'è stato equilibrio. Perché una persona già molto sensibile su tante cose, se tu gli vai a dire una cosa così, la distruggi. E poi non hai le prove. Ma sapete com'è complicato anche per un esorcista se non ha dei doni particolari? E attenzione a questi doni. Quando corrono le persone, oh, l'angelo sacerdote, hanno dei doni. Ma calma! Calma, ragazzi! Perché si fa presto a dire dei doni. Sapete, ogni tanto alcuni tre anni, senta, ma lei vede questa cosa? Ma io non vedo proprio niente. Ma pensate quanti soldi potresti dare. Veramente, io se dico, ma guarda, sono sicura, se domani scrivo, stanotte mi appazza la Madonna, la gente ci crede. Allora il Signore invece mi dice, attenzione, ci vuole discernimento. Non seguite tutti quelli che doni a te. Il dono, attenzione, viene dato al momento. Ci siamo? Io sto parlando, va bene? Non ho preparato niente, sto andando così. Il dono da Dio mi viene dato in questo momento. Dopo magari a tavola non ce l'ho più. Il dono della guarigione, io posso dire a uno, in quel momento, alzati e cammina, ma quel dono, diceva bene padre Don Serafino Fabio, è il suo dono, perché è la sua fede che la fa alzare dalla sedia. Cioè, attenti, anche padre Pio diceva, è inutile che continui a dirmi questa, la signora, se dal cielo non mi dicono niente, io non gli posso dire niente. Oh, capite? In questi doni fantomatici può entrare il marino. Qui cos'è stato? Meno male che ho accennato. Ho detto no, assolutamente. Non so se ha pulito, non lo so. Però non si può dire che tutti hanno dei problemi. Sì, tutti hanno dei problemi, ma non problemi spirituali. Bisogna fare. Cioè, su queste cose, guardate, ora, questa qua ha detto, infatti, la sua amica, questa ragazza che è andata in crisi, è andata dall'esorcista e ha detto, ma senti, mi hanno detto così e così. Non gli ha detto chi? E questo su tutte le furie ha detto, ma chi gliel'ha detto una cosa così? Allora, mi raccomando, facciamo attenzione, va bene? A non seguire dice quello dei doni, quello esorcista, voi dovete seguire prima di tutto Dio, ce l'ha detto lui, io sono il Signore Dio, vostro Dio, non seguite altri dei, non fate yoga e invocate col mantra tutti gli idoli dell'induismo e poi vi venite a fare la comunione, no, no, non andate contro il primo comandamento. Io sono il Signore Dio, l'unico Dio. Allora ti posso risuscitare dal vostro sogno. E io ne sono la prova, lo dico sempre. Questa parola mi ha sempre colpito. Quando da Serafino Fallo, Don Serafino Fallo, che dicevano questa parola, la proclamavano, vi risusciterò dai vostri sepolcri. Ma è una cosa bellissima. Cioè Dio ci trae dalle tenebre. Anch'io andavo dietro a tutti quelli che avevano con me, andiamo da quello per vedere se lì mi è successo qualcosa. Vi potrei raccontare una storia, anch'io, Don Francesco Bazzotto, che veramente ogni tanto il Signore gli dà dei doni straordinari per capire il problema, ma anche lui non ce l'ha sempre. No? Io non mi ricordo, tanti anni fa, quando ancora non conoscevo Dio, mi andava tutto male, tutto, era una cosa pazzesca. Non riuscivo mai in casa, proprio una cosa orribile. Dico, mi hanno fatto qualcosa, come facciamo tante volte, no? Devo andare, mi fa la mia zia che abita qua, a Bentone, un po' più avanti. Andiamo da questo, ho sentito parlare di questo sacerdote. Sì, dico io, dai, andiamo, voglio vedere se ho qualcosa. Dai, ragionamento che facciamo oggi. Vado su, all'epoca era Pietramala.
tempo andai da Don Serafino Padova, qualcuno di voi forse l'ha conosciuto, e guardò tutta la mia vita. Ma anche lì non venne fuori niente. Vedevo questo dell'anno, un problema. Quando veramente il mio cuore è stato donato totalmente a Dio, venne fuori tutto quello che doveva venire. Quindi venne fuori lì. Io poi sono stata per un po' di tempo, ma diciamo una cosa non troppo forte. E quando tornai da Don Francesco Balzotti, allora sì che ho avuto dei problemi. Capite? Quindi Don Francesco poteva dire: guarda, hai dei problemi, vieni adesso ti racconto, no? Ci sono dei passaggi che Dio fa fare alle anime. Allora quando mi dicono: io voglio andare a sapere se ho qualcosa, no, Signore ti fa fare un passaggio. Non c'è nessuno che ti può dire questo e quest'altro. Non andare alla ricerca di sensitivi, carismatici, eccetera. No, io ho fatto così. Avete capito bene? Lui, io non lo conoscevo io, poteva dirmi: vieni, adesso ti insegno io, tu devi iniziare un cammino, fare qui, fare là, non devi niente. E mi viene in mente il fatto di un'altra ragazza, di cui ho messo la testimonianza. Lei faceva Reiki. Faceva questo Reiki per... non per cattiveria, proprio fatto io tante cose, mi sapevano tuo, no? E lei dice: ma io lo facevo per guarire le persone, cioè perché le persone stavano meglio, non volevamo neanche una lira, e se ci lasciavano qualcosa e noi non volevamo, ma se lasciavano qualcosa potevamo chiesa. Quindi pensate, il Signore veramente vede il cuore. Un giorno lei, e la gente guariva, no? Come vi ho detto prima. Però ovviamente anche lei mi è andata tutto bene. Ma un giorno vanno quelli dell'Oasi della Pace, in quel paese, a fare evangelizzazione. Incontrano questa ragazza e dice: ma non mi hanno detto niente di questa cosa, vedete il piano di Dio, perché anche lì bisogna avere discernimento, è il momento di dirle le cose o no. Lì ti suggerisce lo Spirito. Questa ragazza dell'Oasi della Pace cosa ha fatto? Gli ha lasciato un santino con le vitamine al sangue di Gesù. Ma sentito. Dopo un po' è basta. Dico: ma non ti ha detto niente? No, dice: non mi ha detto niente. Dopo un po', forse non neanche sapeva cos'era, io non lo so. E una sera si ritrovano in camera, lei, l'amica, il fidanzato dell'amica, e gli fanno Reiki a questo fidanzato. Tutte e due per mano così. A un certo punto il fidanzato della sua amica lo mette tutti gli occhi indietro e comincia a dare il mano. Gli occhi rovesciati indietro, penso lo sapevo, è proprio sintomo di una possessione. Dice: ma guarda, allo stesso tempo questo qui, dice: ma non lo so, boh, lo Spirito Santo ci ha aiutato, ha detto: spegnete il registratore, perché nel registratore stavano andando nel frattempo i canti di Saibaba, quindi bacianti, canti di adorazione, pensate cosa terribile. Spengono, la situazione un pochino migliora, ma non tanto. Lei tira fuori il famoso santino, delle litanie al sangue di Gesù, comincia a recitarlo e la situazione si calma e lei dice: qui c'è un problema, inizia un percorso da un esorcista. Dite: allora ci sono momenti in cui le cose vanno dette, altri proprio in questo era ieri là con una amica che anche lei ha iniziato a fare lei, ha iniziato un percorso adesso fantastico, e mi diceva: ma lo sai che quando ti ho parlato del Reiki, eravamo a Medjugorje, tu non mi hai detto qualche cosa, perché io di solito comincio a dire: ma guarda che Reiki è pericoloso, manco mi ricordavo questo passaggio che mi ha detto lei. No, non mi hai detto qualche cosa, però io ho capito che non andava bene, ho smesso. L'anima a volte deve arrivarci da sola, perché, ripeto, lì dovete invocare lo Spirito e dire: che cosa devo fare? Perché a volte puntare il dito è anche peggio, però le cose bisogna conoscerle, ok? Il nemico noi non lo dobbiamo conoscere, e questo è l'errore grave che oggi succede nella Chiesa. Hanno paura, io non capisco di che cosa, sinceramente non lo so. Invece bisogna parlare senza esagerazione. Sono casi rari, ma esistono, e oggi con tutte queste cose che vi ho detto,
detto, sono meno rari del previsto. Quindi le vessazioni, vi ho detto, potrebbero essere così, potrebbero essere quando ci sono delle arrabbiature che non hanno senso, quando in famiglia, esempio, come quello lì che gli è successo del re, dice non ci capivamo più, quindi avevamo delle esplosioni. Cominciate a valutare, ok? Devono... Quindi queste sono le vessazioni, cioè questo disturbo che il maligno ogni tanto può dare in tante maniere. Anche a me non mi andava tutto storto, peggio di così non potevo andare, quindi poi ho fatto dopo che c'era anche tutte quelle pratiche che portavano a delle vessazioni. La parte più difficile per un esorcista da riconoscere, uno può dire cosa sono le possessioni. No, le ossessioni sono la cosa più difficile, perché l'ossessione è una cosa molto simile a una cosa psicologica, cioè l'ossessione spirituale è simile all'ossessione psichica, è difficilissimo da capire. Queste voci che tu senti continuamente, no? Ipotesi, no? Uno che sente, guardate che le cose sono fortissime, ammazzati, buttati dalla finestra, altre cose. Da chi credo? Ci sono tre cose, può venire dal discorso di disturbo malefico, un disturbo psichico, entrambe le cose, perché il maligno può alterare questo tuo problema. Ecco perché alcuni esorcisti mettono insieme le due cose, ed ecco perché tutti gli esorcisti dovrebbero avere un reperto psichiatrico prima. Io mi sono trovata, quando ero lontano, quelli erano proprio sui posseduti che faceva le preghiere, e la mattina c'era la messa, poi capite qualcuno entrava in questa stanzina e per parlare con Ama, allora lui era veramente carino, parlava, erano quattro persone, poi lo mandava via e mi ricordo che questa signora, quando fa la scena, la seduta e ha parlato e dice, ma lei è andata a far sedere da un psicologo? Ma non so cosa le ha detto, se dice, vada, prima vada lì e poi vediamo. È una prassi normale, perché potrebbe essere rischioso a volte fai come dire tu hai un maleficio, campo. Perché dopo questo qualunque cosa gli accade è colpa del demonio, no? No, attenzione, perché ci sono anche persone che per attirare l'attenzione si fingono possedute, si trovate questo ce l'hanno spiegato, ho fatto un corso di maleficio, tornerei incappato tanti anni fa. Sono delle cose, cioè veramente un mondo di tempo che bisogna cercare di capire. Allora, ci sono persone che riescono a fare la stessa cosa quasi di un posseduto. Questo o per attirare l'attenzione o perché, non so perché, ma la possessione vera la riconosci per tante cose, parlare lingue strane, lingue che non... la persona non conosce, lingue straniere, avere una forza sull'umano. Io mi ricordo, io non sono proprio un peso leggero, sono messa addosso a una ragazzina che stava a 55 kg, no. È stato impressionante, non pensavo neanche io. In quel momento ero lì da sola, cioè da sola c'era gente, ma anche lui bisogna fare attenzione, non si può chiamare tutti a tenere, il demonio sa tante cose. Comunque tengo questa qua, scaramenta, non so dove, eravamo in due per aiutare, preso la mano. E io ho detto, oh, aiutateci una mano, ma forza sulla mano, gli occhi che vanno completamente indietro. Okay. Quindi bisogna, ci sono dei segni precisi, ma per esempio ci raccontava un esorcista quando abbiamo fatto questo corso, che lui un giorno è andata una signora. E padre, soprattutto quelli che dicono di avere il maleficio sono quelli che non ce l'hanno. Quelli che ce l'hanno di solito non vanno da niente, questo ce lo dicevano gli esorcisti. Padre, un maleficio, guardate, faccia
no, mi tocca quel crocifisso. Padre Dormizio, queste cose qua, era un pochino più, anche per fare gli esorcismi, per vedere un po', ma lui era molto cauto. Perché dopo, qual è il rischio? Se io dico che tu hai un maleficio, non ne sono certo, forse tu devi curarti, non ti curi. Non ti curi. Io ho conosciuto una persona, già. Allora, io sono abbastanza contraria a psicologi. Qualche psicologo lì? Diciamo un po' cattolici, io no, perché questa deformazione professionale con tutti hanno dei problemi, vabbè, comunque non ci sono anche là, ci vogliono, vabbè, ci vogliono. Questa ragazza che conoscevo, a un certo punto è iniziata a dire, no, ma scusate, no, io mi sono data il demonio, guarda, io ormai non mi salverò mai più, no? Ma una cosa che voi non potete immaginare. Perché era una cosa continua, tant'è che io non lo so fare di più. E dico, senti, ma secondo me non c'è niente, per me è una cosa psicologica, no? No, vabbè, ci danno tutti, sacerdoti, esorcisti, vincenti, tutto un po'. E poi, guarda, secondo me ci vuole una cura qua. Lei iniziò questo cura da un professore di Pisa e stava bene. Solo che così la prendi il campanello, i miei confratelli, sapete quando c'è un esorcista, non è che i confratelli sono molto contenti, mi guardano e mi dicono vai per te. Io rispondo, allora ci tocca, e una signora, no, io non ce la faccio più, ho queste voci che mi fanno impazzire, vabbè. Dice io ho detto che sono pazza. Però siccome questa si era attaccata al campanello e non lo mollava, dico vabbè, andiamo giù. Arrivo giù, c'era la mamma di lei, suo marito e questa signora che è impazzita. La bravo, non ce la faccio più, sto impazzendo. E io continuavo a pensare che erano pazzi. Avrei dovuto chiamare, cosa sia, 118. Dice, però ho visto la disperazione dei genitori, della mamma e del marito, dico vabbè, senta, venga, andiamo in chiesa. Ci sono messi davanti a San Massimo, al tabernacolo. Quando si finì la signora accanto a me, io dall'altra parte abbiamo iniziato l'Ave Maria. Quindi, vedete, non importa quante cose straordinarie, l'Ave Maria. Dice, questa signora ha cominciato ad oscillare ad una velocità impressionante che neanche un atleta riuscirebbe a fare. E io ho capito che non era pazza. Lei veramente aveva avuto. Lei cosa era successo? Era andata all'ospedale di Ancona e tornando indietro aveva iniziato a sentire queste voci, ma voi immaginate come si sentiva? Per buttarsi per terra con la mano nella testa. Ma sai, l'ospedale non è che stanno a vedere gli esorcisti, le ricoverano. Però dice, ho sentito una voce, dice lei, guardate, veramente io ci sto sempre a capo, che mi diceva non farti ricoverare. E io sono venuta da lei, non ne posso più. E mi sembra che sia questo caso, o un altro, questo, in cui questa signora era andata a questi incontri in cui parlano con i morti, questi con il registratore, no? Che dicono di parlare con i figli defunti. Non tutti possono rimanere invischiati, ma è possibile. Quindi vedete com'è pericoloso. E poi ce ne parlò di un altro caso, di una signora. Ecco, per esempio, qual è la differenza dalla cosa psicologica a quella spirituale? Che se io mi curo e sono meglio, vuol dire che è una cosa psicologica. Se io mi curo e non cambia niente, oppure la persona. Mi viene in mente quella trasmissione in cui sono andata all'aiuto, no? Quel personaggio strampalato del Cica, disse no, ma perché questa è schizofrenia, no? Ma da dove la schizofrenia, la ragazza? Ma lo schizofrenico, quello che ha dei problemi psichici, ce li ha 24 ore al giorno, no? Più o meno. Il posseduto no. Questa persona raccontava, non questa, un'altra, ma la persona normale fa il suo lavoro,
manifestazione delle sensazioni e le ossessioni, che è il caso più grave, dove durante alcuni momenti il demonio può manifestarsi attraverso le membra di questa persona, può cambiare, cioè, personalità, non è uno sdoppiamento, perché qualcuno in quel momento sta utilizzando le sue membra, soprattutto quando vanno in trance. Però anche qui ci sono persone, anche in base anche alla gravità, ci sono persone che nonostante la trance si ricordano alcuni passaggi, alcuni sì, alcuni no, e alla fine alcuni riescono a cambiare. Mi ricordo, questo andava fuori completamente, poi alla fine facevo, allora dai, dai, su, dico uno mancato, Gina per esempio, Gina, dai, allora di l'Ave Maria con me. E io mi ricordo che tanto riuscivo a dirla l'Ave Maria, solo una, non ci penso neanche, perché questa aveva un problema enorme. Ma se no cercano appunto di fare piano piano, anche se non sono, anche se sono abbastanza messi male, però piano piano riescono anche a migliorare. C'è un caso bellissimo, uno degli ultimi, forse era proprio l'ultimo, che sono stato due giorni, e questa ragazza che disse, perché quando fanno gli esorcismi poi chiedono l'intercessione dei santi, della Madonna, San Giovanni, non era ancora santo, San Giovanni Paolo II, ribaltava tutto, succedeva il fine in mondo. E allora, una volta Amato gliel'ha chiesto, ma perché ti avrà così tanto con Papa Giovanni Paolo II? Perché mi ha distrutto i piani che sarebbero quando tutto il comunismo, no? Ricordate il termine, comunismo, e perché mi ha portato via tanti giovani. E una volta un'ultima ragazza, quando si riprese, disse: sa, padre, ho visto Giovanni Paolo II con la vestito di bianco che mi veniva incontro per liberarti. Mamma mia, che bella. Dicevi, ma io sono degli altri? No, dicevo, questo solo. Allora, questi, chi ha problemi gravi a queste cose, soffrono. Soffrono. Perché anche nella vita ci sono persone che devono andare a farsi delle benedizioni, anche una volta alla sera, gli esorcismi una volta alla settimana, quelli non, sono tutti rotti addosso, non riescono a muoversi proprio. E, però fanno un cammino reale. Quindi se muori vai in paradiso, o in purgatorio o in paradiso. Perché quel cammino lo devi fare in una certa maniera. Che vuol dire? Non all'acqua. Altrimenti puoi fare il meglio del male, vuol dire un cammino reale. Per intenderci, non è che si può convivere, avere rapporti prematrimoniali, ma no. Proprio un cammino reale. Quello che io sono il Signore di Dio, quello che vi ho letto stamattina, altrimenti tutti lo dicono, chi ha questi problemi, come fai a liberarti? Io mi ricordo una volta che portavo dei ragazzi e veramente questo era il nostro, per saltare, superare, uscire la morte. E questo sacerdote alla fine mi disse, ma loro sono un cambio di vita, non mi ricordo più. E io, padre Anno, quante volte l'ha detto, uguale, prima ci vuole il cambiamento di vita. Se non ci credo, noi possiamo fare tutti gli esorcismi che vogliamo, ci fanno male. Allora, ecco perché noi dobbiamo praticare prima di tutto Gesù, che è la cosa più importante. Perché se Gesù, come vi ho detto cosa è successo a me, se Gesù entra nella mia vita a 360 gradi, non c'è problema. Può venire anche vicino al maligno, ma non mi può fare niente. Capite? Perché ho lo Spirito Santo, ho la Vergine Maria, c'è lei, con lei non c'è problema, quindi noi non dobbiamo aver paura, ma dobbiamo avere un grande paura del diavolo,
ma dobbiamo aver paura di avvicinarci troppo al diavolo per la società. Adesso vi faccio un gesto così, vi rilassate un po', se avete qualche domanda, se voi volete andare a piazzare e fare un giro, dimmi. Prima parlavi del fatto che ci sono dei vescovi designati per fare... No, i vescovi tutti. Allora, i vescovi, che sono gli apostoli, di per sé possono fare tutti gli esercizi che vogliono. Però possono scegliere poi il sacerdote. Esatto. E in base a che cosa il vescovo sceglie per il sacerdote? Allora, viene scelto in base alla pietà, alla umiltà, alla prudenza, a queste cose qua, perché sono le basi per andare avanti, altrimenti non lo scatta nessuno. La prudenza, l'umiltà, sono fatto buono, adesso mi ricordo tutte, deve valutare questo, esercitare, bravo. Ci sono stati dei santi che non hanno avuto bisogno di essere esorcisti, ma non è che hanno fatto esorcisti. Per esempio, San Leopoldo Masis, che era così carino, lui parlava sempre la misericordia, e quando andava qualcuno con problemi, sai come faceva a scacciare il demonio? Quando faceva esorcismo, diceva: senti signore, per piacere, puoi liberare questa persona? Come liberata? Santa Caterina da Siena, invece, rispose come San Padre Pio, quando uno andò di lì: senti Caterina, c'è questa persona che ha dei problemi di possessione, no, dice guarda, già tanti diavoli per contro mio. Però loro non avevano problema, facevano una vita. Adesso non è che io analizzo cosa. Ah, fermi, mi dovevo parlare di questa persona, dico adesso perché non mi frega niente, lei non ha messo il mio nome su Facebook, non lo commento. Interessa, questa sorella si fa chiamare sorella Angela. Soresi? Comunque, questa si fa chiamare sorella Angela Musolesi, va in giro a fare con gli altri, con i sacerdoti, preghiere, eccetera, eccetera. Lei non è suora, vabbè. Forse sarà una francescana laica, non lo so. Il problema è che lei ha scritto che io lo dico perché la verità, che ha sacerdoti, i sacerdoti, ha esorcisti. Dice: c'è una che va in giro a parlare del demonio, che fa una cosa buona, che no, va contro gli insegnamenti di Don Anno. Poi ha scritto in maiuscolo: anche i cretini, cioè quindi il demonio prima, anche i cretini sanno che i laici e i sacerdoti possono fare il comando diretto, no. Cioè, poi, chiunque mi chieda l'amicizia, amica lei, io gli dico non la voglio neanche. A parte il ragionamento, già ci può capire, no? L'umiltà, certo, ci può. Ma a parte questa, capite i danni che poi producono? Questa va, fa il comando di uno, tu sai il comando diretto. Lei, sapete una cosa, Adamo, allora, ora mi spiego male, io sono andata a caricare il libro di Anna, primo, che lui ha scritto, che lo dice in fondo, lascia, non lo possono fare, ma neanche i sacerdoti se non hanno il mandato. Ultimamente nei suoi video lei invece di dire sì, dice quello che sì, si può fare. Mamma, poveretto, da ultimo, aveva 90 anni. Io quando sono andata a intervistarlo, che c'era anche Carlo, io gli dissi: senta padre, ma lei è scritto? No, anzi, ma le anime vaganti, ricordo che c'è, esistono? E lui fa: no, ah, però lei nel libro sempre esiste, dice sono scritto sbagliato, lo ricordo. Perché poverino, alla fine, cioè Amort è il numero uno, vi garantisco, io l'ho visto, però alla fine questa qui ha fatto dire che voleva lei, ma se non mi pone le domande, cioè capito, non si può fare, perché tu rischi. Vi ricordate il passaggio di San Luca, dove era, gli Atti degli Apostoli, quando c'è quello che vuole scacciare, sto cercando di ordinare, scacciare i demoni, e il demonio gli dice: io Paolo lo conosco, San Paolo, ma tu chi sei? Qui ci abbassa male, facciamo il coraggio. No. Io posso implorare Dio di liberarla, non posso dire nel nome, Padre, diventò tutto. L'esorcista, qual è la differenza? Ha la chiave.
apostelica, tipo Santa Caterina da Siena, oppure sta io non me la sentirei con la verità. Quindi, questa sta facendo dei danni, io sono appunto degli esorcisti che sono incavolatissimi con lei. Ma perché c'è esorcismo in questo? Non fa esorcismi, però preghiera di liberazione in cui dici nel nome di Gesù, vattene, salvato di noi. È un imperativo, capito? Allora io ho scritto sul nome di Dio, nel nome di Gesù. Guarda, è un imperativo che tu dai, cioè l'imperativo lo può fare. Allora, ti spiego. Quando sono andata a questi esorcismi di Amaroth, che io ho visto tutto, insomma, sono stata parecchio tempo. Quando lui recitava l'esorcismo, la preghiera preparatoria, tutto in latino, insieme a lui un sacerdote passionista, bene? Insieme la recita. Ma a un certo punto il passionista stava zitto. Quindi io non capivo quando si stava, non faceva l'imperativo. Perché non, tu non hai il potere, non hai la chiesa. Sono d'accordo, capisci, perché ci vuole la chiesa, deve essere uno, ci vuole la chiesa. L'unico che potrebbe fare, forse, qualcosa, ma bisogna fare attenzione, è un padre o una madre, sul figlio, perché, o sul marito o sulla moglie, perché hanno un potere di sangue. Il marito e moglie no, ma c'è un sacramento, ok? Nel sacramento funziona, perché Francesco, non so se qualcuno ha sentito la storia di Francesco Pagliassuso, che conosco bene, la moglie diceva questo. Una volta che mi sono ritrovata, eravamo all'estero, io non ne potevo più. Ho detto adesso non contiamo né acqua né nulla, non ne voglio più nulla. Mi siamo arrivati lì e ho dato in crisi, non sono stata più a letto. E io non avevo niente. Mi sono cavolata così in campo, mi sono andata in bar, ho preso dell'acqua e ho fatto una benedizione da me, e l'ho buttata addosso per il sacramento del matrimonio. E lui si è alzato con delle reazioni perché c'è un legame davanti a Dio, il sacramento del matrimonio è importantissimo. Ecco perché Satana lo odia in una maniera particolare, lo odia letteralmente. Quando tocca l'epe, durante l'esorcismo, quando tocca la pelle, o il dito anulare, succede il primo mondo, una cosa che non vuole. Capito? Quindi fate attenzione, da queste persone non andate. Anche se c'è gente che urla, strega, non vuol dire niente. Il demonio lo fa anche per distrarci. A volte lo fa per distrarci. Mi ricordo che un Serafino qua diceva stai zitto! Perché a volte lo fa per distrarci, capite? Tutti lì a guardare, a sentire. Le anime vaganti non esistono. Le anime vaganti. No, le anime vaganti, allora. Vagante vuol dire due cose, perché io ho chiesto anche a questo esorcista che sta pedando. Allora, le anime vaganti. Vuol dire che uno muore e poi vaga a del tempo per capire dove deve andare, che è possibile, perché nel momento in cui moriamo o andiamo in paradiso o all'inferno. Il purgatorio è un periodo transitorio, ma di purificazione. Beh, il giudizio si è già fatto, ci siamo? Il giudizio c'è già, non è che io sto tre giorni a pensare adesso, no. Finisce il tempo, tac, finito, quindi sappiamo già. Questo esorcista di discipline, insomma, questo lì è stato un'altra, diceva una cosa interessante sulle anime vaganti, ma un'altra metodologia che questa, sì, giusto. Allora, ripeto, l'anima muore e inferno o paradiso, poi transitorio va. Mentre invece lui diceva questo e mi diceva, guarda, sono cose rarissime, ma può accadere che durante l'esorcismo, invece del demonio, ma sono rarissime, ci sia un'anima che chiede preghiere. Il Signore ha permesso, dice io sono qui perché ho bisogno che voi preghiate per me. Ok? Allora magari fanno dire delle messe e questa persona non ha più niente. Magari ha avuto degli disturbi, però dopo questa messa quell'anima che la possedeva, sì, diciamo così, sta meglio. Ma questo può essere, perché per esempio il Padre Pio ha avuto diverse visioni di anime del purgatorio.
frate, dicevo lì in Cornis, suo frate che accendeva le candele. Ma che sta facendo? Non si era accorto che era un'anima del purgatorio. Dice, io sono qui per volere di Dio, perché devo scontare quello, in questa maniera il lavoro che non ho fatto bene in vita. Cioè lui in vita non aveva acceso bene le candele, Signore permetteva che facesse questa cosa per riscattarsi. Cioè, noi tutti abbiamo delle anime che ci stanno vicino, cioè, io devo chiedere l'aiuto. Non sono anime. No, le anime del purgatorio, no? Noi diciamo, anime del purgatorio, dateci una mano, aiutateci, noi preghiamo per voi. No, loro sono in quella situazione, che siano in purgatorio, che siano in paradiso, ci possono aiutare senz'altro, ma questa è una cosa. Questa è una cosa, no, è l'aiuto la famosa comunione dei santi. Noi qui dentro, sapete quanta gente c'è? Minimo il doppio, perché ci sono un angelo custode di ognuno. E poi non si vede come là. E sapete cosa? Non ricordo dove l'ho letto, ma sempre roba attendibile, che roba strana l'ho letto. E che durante la festa dei morti, santi e morti, le anime del purgatorio sono tutte lì a aspettare che noi facciamo questi suffragi. Scusa, tu hai detto quando siamo in una casa la persona è posseduta dal demonio, tocca alla persona in quella casa, non succede più niente. Se dipende dalla persona, una volta che la persona è libera, quella casa è libera, perché non è legato casa, ma la persona. Ma diverso, la casa non è che poi dopo c'è dei problemi, niente. Guarda, io a un certo punto vedevo, sentivo anch'io delle cose strane, mi svegliavo dei monti orrisci, adesso no, assolutamente. Okay. Poi attenzione però, il demonio fa anche degli scherzi a chi si converte. Quando tu ti converti e cambi vita, ci sono anche i suoi scherzi. E non c'entra niente sulla possessione, no. Sono le famose vessazioni. Cioè, tipo, per esempio, io sono sempre stata terrorizzata dal terremoto, no? Quindi la notte sentivo dei tocchi terribili. Mamma mia, mi svegliavo, ho detto, Dio, c'è il terremoto. In realtà non aggiungeva niente. Una volta mio padre era sveglio, io mi sveglio, ma hai sentito? Però sono i suoi scherzi, tipo a volte sognavo che mi portava via la mamma, tante strade qua, ma questi sono neanche da considerare. Dipende dalla situazione. Si diverte così. Comunque quando ci si converte dipende dalla però situazione. Io dico sempre questo, meno ci fissiamo su queste cose, meglio è. Sì. Cioè, se io ho sogni, sai quante volte ho fatto i sogni cercati, e per lasciare fare. Finisce tutto. Dio è la vittoria, non è la tua sera. Se io prego, vivo in grazia di Dio, sacramenti, confessione, che può fare? Può cadere per permissione di Dio, ma l'ho già detto. Cioè, i santi perché dovevano riparare a tante. Oh, però tutti noi dobbiamo diventare santi. Ascolta, e dire così in generale, il demonio è uno strumento di Dio, perché se ci riporta sulla strada giusta, corretto, correttissimo, lo dico sempre, c'era un santo, mi sembra Sant'Alfonso dei Liguori, che diceva, il demonio in fondo fa il bene dell'anima, perché appunto ha questa funzione, senza volendo ci riporta a Dio. Ci sono situazioni, ad esempio questa ragazza di cui vi ho parlato prima, no? Che questo è un Bologna. Dico, ma la sua mamma prega uno di come il papà, ma il papà non credeva niente. Adesso dice, io andrei da miei amici e gli direi, venite a vedere che così capite che cosa esiste, capito? Perché al suo merito. Oppure, un'altra volta Danot gli disse, una signora, no, aveva un caso di una signora in cui lui la esorcizzava, però la riempivano di nuovo, di malefici, no? Allora Danot una volta disse, ma allora... Se io glielo levo,
questo che riempie, lei gli disse: senta, lo sa, ringraziamo Dio, perché se io fossi già libera, i miei smetterebbero di pregare. Con i misteri di Dio, quindi non c'è neanche da dire oddio. No, il chiropratico è uno che mette un po' a posto le ossa. Ho visto, ho legato le... No, secondo me no, però attenzione, purché faccia solo questo, perché oggi non si fermano più a queste cose. No, perché c'è una ragazza che mi ha scrivato, mi ha dato lo chiropratico e si è fatto aggiustare la spalla, cioè c'è un dolore alla schiena, no, qui al sciatico, però ha fatto dei controlli di anno e cose varie, ma non c'è niente di tipo... Beh, questo chiropratico fa solo questo? È questo che bisogna dire. Perché molti non si limitano a questo per i soldi. Questo bisognerebbe scoprire, perché il chiropratico è una pseudoscienza. Io consiglio sempre di andare da, se siamo quelli... No, quelli proprio con... bravo. Però nel caso, se facessi solo questo, il problema è che ci possono mettere altre robe per accattare soldi. Quindi chakra, kundalini, robe strane. E quello bisognerebbe capire. Io guarda, ti dico la verità, in questi tempi ma sto alla lacia proprio da tutto così. E l'agopuntura nel risalto. E anche lì è uguale. Cioè, uno può anche farla, anche se per me. Dicono, sembra, che questi aghi tocchino dei nervi, può essere. E quindi diano delle... Non parlano di chakra? No, non tutti, gli fa solo acupuntura tipo dei medici. Sembra, gli occidentali hanno scoperto che forse questi famosi meridiani che non esistono vanno a toccare dei nervi. Comunque i numeri vorrebbe mettere, comunque faccio la dire. Può essere che uno ha un benessere. Ma anche lì, attenzione, fa solo quello? Perché oggi il rischio, il naturopata. Naturopata cosa fa? Mi sembra insegna a mangiare, cosa fa? Va bene, dovrebbe essere buono. Il problema è che non fa solo questo. Ci mette una che ho conosciuto, dice, abbiamo iniziato questo corso, che l'ha pagato una barcata di soldi, a un certo punto mi dicono adesso devi imparare a fare queste robe strane che vi ho detto, dice no, basta, ho buttato via tutto. Non si limitano più. Sono d'accordo. Perché non si limitano? Perché fanno qualcosa. Perché la gente ha botta. Questo è il problema. Ti volevo fare una domanda? Io ti ho preparato per il compleanno una lampada in quarzo. Quarzo però. Sì, però potrebbe avere degli effetti benefici. Come la scatola, non lo disparo. Quella dell'Himalaya, cos'è? Quella rosa? Sì, quella rosa. Cioè, te l'hanno regalato con quell'intenzione. Senti, se la tieni come soprammobile, fai una bella puntata con l'acqua benedetta, ma non con l'effetto benefico. Qual è il benefico da mettere là? Oppure la regalo? L'omeopatia è un campo un po' particolare, nel senso che quando parlo di omeopatia mi ammazza molto. Non so se ne devo parlare. Ma sì, quello è il mio pensiero, ma facciamo così. Dico il mio pensiero che non vuole attaccare nessuno, se qualcuno mi prende, prendete quello che volete, per me è indifferente. Scusi. Allora, sì, ma magari, sì, ma la risposta. Ah, dico dopo, guarda. Vabbè, dico solo questo, non mi faccio niente, perché tanto qui se non nasce un problema. Basta. Allora, io ho fatto uno studio sull'omeopatia, l'ho scritto chiaro e tondo che cos'è, come si prepara. Allora, la preparazione ha un che di magia. Bene, perché c'è sto sbattimento per certe volte uguale, eccetera, eccetera. Gli omeopati dicono che è solo acqua, dicono loro, Quindi perché dici funziona? Funziona perché c'è la memoria dell'acqua, questa è l'energizzazione, questa memoria dell'acqua. Io non ci credo, però liberi, qui ho riportato uno studio preciso di quello che dicono gli omeopati, però so che poi mi mangiano perché dicono che mi fa bene. Non ci sono problemi, io non ci spenderei neanche 500 euro. Però mi ricordo la mia amica
e tanti anni fa è andata in farmacia perché aveva questa, come si dice, l'allergia, no? L'allergia. E dice, senti, io devo, stavo malissimo, dice, vabbè, ti do questo prodotto. Ma lei all'epoca, io non, forse non mi occupavo neanche di queste cose, per me. Dice, ho questo prodotto, mio, questo prodotto per fare. Vabbè, dice, non so neanche che è. Va a casa, prende questo prodotto, ma sta male. Quindi torna indietro, ma guarda che a me non ha fatto niente. La farmacista dice, quanto ci crede? E lei dice, ma perché ci devo credere? Vabbè, questo diciamo. Quindi io non ci credo, è solo acqua, però ognuno tra i suoi gusti. Dimmi. Volevo chiedere una cosa, un riferimento sì. A un buddismo. Se, cioè, se ci troviamo davanti a una persona che è posseduta, che c'è un esorcista, tu puoi, cioè, lo puoi accompagnare su una preghiera? Devi, con una preghiera. Con la preghiera anche in latino, forse è più... Sì, se tu dici la parola in latino, tu puoi dire tutto in latino. L'unica cosa che non devi fare è intrometterti. No. Però le preghiere, queste anzi sono buonissime. Certo, infatti gli esorcisti non vogliono mai nessuno, eccetto chi prega. Perché non devono esserci persone che vanno per curiosità, persone una volta. Mamma mia. Questo si l'ho letto in atto ultimamente. Questo tra l'altro era un sacerdote, e dice, io stavo facendo l'esorcismo, diciamo, questo mi faceva pena, perché il demonio è furto, piange, si lamenta, e lui non so se gli disse qualcosa, tipo, dai, non ti preoccupare, cioè, gli disse al corpo, questo mi fece tutti i suoi peccati, al che Amon disse, non ti devi più, perché se fu io che siamo a imporre di stare in silenzio, per questo si è confessato a Amon, però, quindi si deve pregare, quindi si può pregare, anzi bisogna pregare, e gli esorcisti chiedono persone così, e infatti hanno sempre delle tante, chi ha la pazienza di andare lì, quando sono stata io lui aveva una, non ne aveva tante, erano 4 o 5, questa signora che veniva qui, che è seduta da un fazzoletto, e pregava, e gli altri che la tenevano pregavano. Poca gente perché mai pericoloso, perché è molto pericoloso. Non so, io ho sentito, era in un'altra stanza, a un certo punto cioè, si sono sentito, diciamo, io pensavo che fossero dei bambini che erano a loro, invece la sera non doveva nessuno, e la stanza accanto, mentre si stava facendo una catechesi, questo mondo particolare, che poi si andava ad altro. Sì, sì, a volte fa anche per svegliato. Sì, sì, ma il pensiero è che anzi, addirittura facendo una catechesi. Ah, però ci sono degli esorcisti che mentre fanno l'esorcismo hanno delle suore che pregano, o un pettino di preghiera, la preghiera è una forza, però vedi prima, cioè la preghiera senza imporre, senza provarsi a intromettersi nell'esorcismo. Ah, la preghiera dice ma quindi neanche l'uscirato non è un problema se non disturbi. L'importante è non fare l'esorcista, e questo neanche le sacerdote può fare. Se non ha no, questo è un altro fatto che tanti guardate, io ho tenuto tante di quelle persone, questa ragazza ho avuto tante volte. Non succede nulla, nulla. Basta non sfidarlo, l'ho già detto. Basta non sfidarlo, non vi permettete mai di entrare in combutta con mai. Allora non succede niente, cosa vi faccio? Vorrete restare dove non si trasmette mica dall'altra parte. Anzi, bisogna stare accanto a queste persone. Qui, anche qui ci sono le cose esagerate da una parte e dall'altra. Quelli che, per esempio, sentono la persona urlare, si scansano. Oppure sentono la persona urlare, vanno lì, a imporre le mani, sono le due cose che
sacerdote, esorcista, che va fuori diocesi non può fare gli esorcismi senza il permesso del vescovo suo e quello del luogo. Lo ripeto, perché è un problema enorme che succede a Medjugorje stesso. Può fare solo preghiera di liberazione. Può fare Medjugorje se il mandato, credo che in questo caso sì, ma mi devo informare bene, se il mandato è ad persona, cioè io ho questa persona con me che ha questi problemi, la ho, posso fare gli esercizi solo su di lei, vado a Medjugorje, in quel caso credo. Questo campo è pericoloso perché il rischio è che riempi ancora di più, pensando di liberarlo. Ve l'ho detto prima, che quello che ha visto con me, che cosa è successo? Che questa ragazza adesso lo psicologo e andare un'altra volta dall'esorcista e andare in crisi. Io per esempio ora in questi ultimi tempi, no, si sente alla televisione quel signore che ora non ricordo come si chiama, insomma, dei ricchi e poveri, no? Che lui dunque vede e va a tutte le televisioni e dice sì, che vede questi amorini, le rombe, che dite? La medica, per il padre, la moglie che fa la medica, che parla con i monachi. No, io, lui dice che poi lui vede, gli manda questi uccellini, sì, perché gli è morto sto figliolo. Perché la moglie ha fatto sempre la medica. Ah, io non lo so, questo non lo so. Sì, ora lo so. Praticamente, allora io mi sono fatta domanda e risposta, e io le vedo così le cose, ho detto ma forse lui invece di guardare gli uccellini, se ritornasse a cantare con i soldi ci facesse qualcosa per i buoni. Ma sì, in realtà, ma è vero, io non ci credo che questi uccellini le manda al suo figliolo, le manda al diavolo. Allora, il problema suo di questo, come si chiama, Antonio, sì, Franco, lui, io sono rimasta quando li ho visti in televisione con la moglie canta sempre la medica, parla con questi registratori, ah sì, l'ho sentito io, dentro mamma mia, e il figlio è morto, il figlio è morto e lui ha smesso di cantare. Queste morti strane, quando la gente fa queste robe, e io ho scoperto che fa, è tutto sbagliato, infatti queste robe qua te le può mandare in tutti, come quando ti dicono questa cosa la sapeva solo mio figlio. Mamma mia, conosce tutto, eccetto che il pensiero che il pensiero e il futuro non lo conosce. Ma queste cose le conosce. Attenzione a quelli che dicono che vanno in chiesa, ci sono anche queste parti famosi, vanno in chiesa e poi parlano con i morti, che il morto non è mai, è sempre il demonio, che si traveste e si camuffa da morto. Fate attenzione. Questo era il luogo mio preferito, quindi qui parlo per questa esperienza. Non è mai preferito. E fanno una confusione terribile, perché vanno in chiesa, ma capito? Ma qui i sacerdoti devono andare delle mazzate. Eppure ci sono anche dei sacerdoti. Ma dico io, perché dice, se questo ha smesso di cantare per il dispiacere che è morto. Anche questa è una cosa, quello può essere anche. E poi vai in televisione tutti i giorni a dire che questo figlio si manda queste colombe. Infatti fanno questa confusione che crea confusione. Ah, un altro, scusate, il dicembre peggio, qui dentro, qualcuno sempre peggio. Fate attenzione ad un certo Antonio Norrico. Questo è Minutella. Vabbè, Minutella ormai già scomunica, però sto Antonio Norrico. Non lo seguite, mi raccomando, se lo trovate una che dice le preghiere, fa qui, fa là, fa su, fa sì, volevo fare una e dopo me, non mi sa niente. Sì, volevo chiedere il rapporto tra il peccato e il maligno, cioè nei peccati che si fanno, specialmente quelli ripetuti, che magari uno si confessa, c'ha tutti i propositi, vuole farlo, poi magari lo rifà o tale e quale, può essere una forma di vessazione? No, lì c'è anche la nostra volontà.
Allora, lui può istigarti, diciamo così, su quel peccato che io voglio superare, subentra la mia volontà, è un po' l'istigazione. Esempio, Saul, ricordate, aveva, a un certo punto diventa geloso di Davide e dice, uno spirito lo istiga, cioè lo spirito della gelosia lo istiga fino a farlo uccidere. Però in questo caso è la nostra volontà, perché noi abbiamo anche la volontà di confessarci. Quindi di ritornare a noi. Io direi una cosa. Sì, c'è ovviamente la tentazione quotidiana, quella normale, diciamo, però più la nostra volontà. Ma nella tentazione quotidiana c'è comunque lo zampino. Sempre. Sì, quello diciamo, nella tentazione quotidiana c'è, però non possiamo dare la colpa a lui, nel senso che comunque c'è anche un po' la nostra volontà. Siamo una parere. Posa una domanda semplicissima: che pubblicizzino lo yoga all'erebo di Camaldoli, è una cosa regolare, è una vita. Io ancora non conoscevo queste robe. Un trekking di un manifesto e un manifesto da una vita. Loro fanno yoga, porcherie, vanno a fare anche qui ma per questo non ci sono più allora la chiesa. Se dovesse intervenire su tutto e dovrebbe intervenire, ma qui non rimarrebbe niente praticamente. Allora, qui dovrebbe intervenire il vescovo. Ma noi dovremmo fare delle segnalazioni. Non è facile, perché noi ci dovremmo muovere di più e chiedere. Però loro ti dicono, ma no, lo fanno per rilassamento. Cioè, capito? Ma esempio, c'è uno sacerdote che va proclamando delle grandi eresie. E queste eresie, io ho scritto al superiore, ho detto guarda, dovete prendere provvedimenti, ma dice delle grosse come le case, che non esiste la risurrezione, cioè proprio elimina tutto ciò che il magistero ha non così ne è. No, non credo al demonio e basta, no, proprio eresie enorme. E il superiore, l'ho scritto due volte, stavano già valutando, lui era un religioso per bene. Ora, l'hanno tolto. Che cosa sta succedendo? Che a Torino, non a Torino, in Erolo, c'è un vescovo, non so, non informerò, che lo sta incardinando nella sua diocesi. Quindi lui continua a fare confusione. Lui, guarda, io sto parlando anche alle spalle, che mi telefono io proprio in faccia. Ti faccio un'altra domanda a cui è più difficile rispondere. Non è che la confusione viene da ancora più alto. Allora, la confusione non dal Papa, ve lo dico subito, perché state tranquilli sul Papa. State sereni, e ve lo dico perché c'ho un amico che mi ha fatto due scatole così. E il Papa, è su Međugorje qua, è su Međugorje là. Io dicevo, stai sereno, fa che il Papa cosa ha fatto? Ha salvato Međugorje e ha detto adesso fatto quello che piace, ha salvato Međugorje. Io una vita del tipo che ha salvato. Fino a quando non l'ha detto Chiara Mirante che gliel'ha chiesto al Papa. Ma nell'intervista fatta era chiarissimo che diceva una cosa, vedi che noi non facciamo caso a queste cose. Questo è il nostro discernimento umano. Manca il discernimento, perché quando ricordate il famoso quando non sono portato, non sono lasciato a casa. Ricordate quando disse della Madonna Faustina? Tutti gli scavo questa Madonna Faustina. Ma dico, ma state tranquilli che mio amico, è perché ha visto? Ma dico, ma tu l'hai letta l'intervista integra? Se no, stiamo dietro i medici che dicono quello che ti fa. Il Papa nella prima parte disse una cosa importante. Che è passato, nessuno gli ha fregato niente. Disse. Allora, è arrivato il resoconto, ricordate il cardinale Ruini aveva fatto, gli fanno una domanda su Međugorje, Ruini ha fatto queste fascicoli, queste importanti, la congregazione per la dottrina della fede ha richiesto di nuovo il fascicolo e anche tutti i pareri scritti contrari, perché vuole rivedere. Papa, lo dice,
fa. Ma io ho detto no, perché non voglio che questo bel, quello che hanno fatto, come dice la parola, sta ricerca, diciamo così, vada buttata alle ortiche. Guardate che sta dicendo, non so se lo dire anche voi. Io ho detto, me la portate a me, decido io. Allora, che cosa dice? Che se va alla congregazione per la dottrina della fede, che ha già detto che questa va alle ortiche. Perché? Perché all'epoca c'era il cardinal Müller, che era assolutamente contrario alla tradizione, aveva votato vista, aveva votato vista. Ora, dopo tanto tempo, questa storia è venuta, che Chiara Mirante gli chiese, ma Santo Padre, lei ha detto la Madonna è postina, la gente passa avanti, no? Ma io ho detto per così come mia iniziativa, non pensavo di aver fatto così. Sì, perché il Papa ha un grande entourage. Ci siamo? Io, Annalisa, quanti siamo? Guarda qua, un po'. Posso, magari vieni tu e mi dici qualcosa, oh lo sai, sta succedendo questo, questo e quest'altro. Io ho molta fiducia in te, oppure Alberto che sempre mi dico, ma allora è proprio così. Come faccio? Io non posso curare tutto. Allora, non vi lasciate mettere il prosciutto sugli occhi dei media o da quelli che vanno contro il Papa, perché c'è un attacco terribile. Io ho conosciuto persone convertite sul Papa Francesco. Il Papa ha detto potete organizzare, ma sapete cosa vuol dire? Potete organizzare pellegrinaggi ufficiali. A me ma lo sapete cosa vuol dire? Cosa non sono cambiato? No, vuol dire che Medjugorje è vero, non te lo dice, non te lo può dire, ma è chiaro, ho riconosciuto i frutti sono buoni, certo, non, questo non vuol dire che ancora dobbiamo studiare la tradizione, chi può dire sì, è vero, non può, proprio non devo, ma è come dirti se io ti faccio organizzare le renate ufficiali, cavolo, più chiaro di così, ti mando un signor Poser, quindi attenzione. C'è stato un attacco sopra, ma non è il Papa, sono altri. Qualche vescovo che comandano, dove hanno cercato di affossare. Sì, il Papa è l'unico che parla del diavolo. Vogliamo vedere quante volte ha parlato del diavolo questo Papa? Ha fatto la preghiera di... Sì. Non c'è stato, io credo nessun Papa che parli tanto del diavolo come lui. Ci sono i vescovi, ma voi lo sapete che lui vive a Santa Marta. Una volta mi ha detto uno, sai quando entra a Santo Sacerdote, quando entra a Santa Marta, lui entra così, non guarda nessuno. Fatemi qualche domanda, ci sono i preti, cioè, attenzione, qualcuno ha voluto affossare tutto in alto. Quelli che hanno detto che il demonio non esiste, che sono tutte fissazioni, che bisogna smetterla con le preghiere di liberazione. Vabbè. Non voglio fare nulla. Poi? Meditazione, quanta bisogna vedere che tipo di meditazione. Per esempio, il pellegrino russo, Signore Gesù ha pietà di me, va bene. Meditazione trascendentale, va male. Meditazione, cioè, anche rosario, anche leggere la Sacra Scrittura, per esempio, che cos'è la lezione? Leggi. Non si può fare caso per capire se è buono o no. Bisogna vedere che cosa ti dicono, che cosa dicono loro. Sì, le letture vanno bene, certo. Meditare sulle letture. In che zona? Bene. Sì, sì, questa roba qui sì. Ma questo Antonio Norrigo
lo può fare perché non ha neanche il dono. No, ma poi fa cose stranissime. Il fatto è che mi arrivano ogni tanto dei messaggi che queste persone hanno gravi problemi. Sì, che passa con il carisma. Però se passa scelto, questo non è. No, il superiore. Ci può essere anche un carismatico, però è difficile capire lui, quelli veri da quelli falsi. Bene, riposatevi un po' che mezzo.